cucina di Fabio per una nuovissima puntata di In Cucina con Branca. Eccoci! Molto bene, vai, oggi faremo una ricetta davvero sfiziosa. Sono delle sfogliatine con cipolla e feta. Vediamo gli ingredienti per poter fare queste sfogliatine. Allora, Vale, abbiamo bisogno di due rotoli di pasta sfoglia, poi 200 ml di panna da cucina, quindi rimane un po' più densa, poi due cipolle, noi ci siamo portati avanti, Vale, le abbiamo già tagliate. Bravissime, io ho evitato un po' di lacrime. Le ho già tagliate perché poi dovremo solo sfumarle con una noce di burro, poi abbiamo 180 g di feta, quindi è una fetta. Una feta di feta. Portate pazienza, ma lo dirò anche altre volte, sì. Un pizzico di pepe e un cucchiaino di sale. Benissimo. Molto bene, allora siamo pronti per il nostro procedimento. Cosa abbiamo fatto con le cipolle, Fabio? Le abbiamo fatte stufare appunto in padella con tre pezzettini di burro, un po' di pepe e un po' di sale. Perfetto. Ok? E poi? Ora, cosa dobbiamo fare? Vale, una cosa importante. A me piace l'idea che dentro ci sia anche dell'uovo, perché rimangono un po' più soffici. Quindi, non l'abbiamo detto prima negli ingredienti, semplicemente perché va a piacimento. Quindi, due uova io le ho già tenute da parte, le andremo ad inserire. Schiacciamo bene la nostra feta. Vai, Vale, questo faccio fare a te. Figurati se le cose difficili non me le faccio fare a me. Ti aggiungo anche la panna, così almeno ti facilito l'operazione. Voilà. E poi andiamo a rompere dentro alla le scatole. Io sono bravissima anche in questo. No, promesso che non romperemo nessuna scatola, ma andremo ad aggiungere le due uova che io ho tenuto qua da parte. Quindi te ne apro già una? Certo, come abbiamo detto, se volete le mettete, altrimenti no. E poi ricordiamoci sempre di non rompere mai l'uovo. Io direi di aggiungere solo uno, Vale? Un uovo sufficiente. Sì, preferisco. Voilà. E giriamo bene finché il composto non è bello omogeneo. Aggiungiamo, Vale, un pizzichino di sale. Certo. Ecco qua, voilà. E non esageriamo, più che altro perché l'abbiamo già messo nelle cipolle. Esatto. E la feta comunque è abbastanza gustosa. E siamo prontissimi per farvi vedere il procedimento, come creare i nostri cestini ripieni di feta e cipolle. Allora, con un coppa pasta abbiamo fatto dei cerchi, Vale, guarda, io te li ho già preparati. Quindi, troppo bravo. Visto? Ecco dei cerchi di pasta sfoglia che andremo a posizionare. Esatto, all'interno di uno stampo per i muffin. Così. Ok? Perfetto, io te ne ho già preparati tre. Li andiamo a bucherellare in modo tale che prendano chiaramente aria, quindi si cucinino bene anche all'interno. Tieni, Vale. Andiamo a bucherellare bene. Ok, qui abbiamo la nostra crema di feta, panna con l'aggiunta di un uovo a piacimento e andiamo a metterle all'interno dei nostri cestini, quindi non esagerate. Noi è vero che abbiamo diversa pasta sfoglia da preparare, ma piuttosto le andiamo per mettere sopra. Dopodiché, dopo aver messo il primo strato di crema, andiamo a prendere le nostre cipolle che abbiamo fatto stufare prima e le andiamo a mettere sopra. Ecco qua. Giusto una cucchiaiata, Vale. Poi anche qui, voilà. Una prelibatezza. Molto bene, allora i nostri cestini sono prontissimi, pronti per andare in forno, ma prima vi facciamo vedere come con la pasta sfoglia in eccesso abbiamo Non buttiamo via niente, quindi tutto quello che è rimasto in eccesso da quelle che sono state le nostre formine, abbiamo praticamente creato delle striscioline e le abbiamo poi adagiate sopra, quindi a formare dei cestinetti. Non sono tutti uguali, ma non importa, tanto poi in cottura ci sarà questo giochino divertente. Allora li mettiamo in forno, Fabio, per quanto tempo? Per 20 minuti a 180 gradi. Benissimo. E i nostri cestini con la feta e le cipolle e tutte quelle cose lì che abbiamo messo dentro sono pronti. Sì, Vale, sono pronti. Si sente un profumo incredibile. Ricordatevi che se volete potete mettere sopra anche un goccino di miele, solo quando saranno tiepidi, Vale. E quindi vorrà dire che noi proveremo così. Quindi mettiamo un cestino qui. Mettiamo un... Questo è veramente proprio la golosità e la goduria. Ecco qui. Ok. Si possono servire tiepidi o se no freddi. Ecco qua. Una forchetta. Ecco.
eccola qui. Ma solo perché abbiamo messo il miele, se non l'avremmo mangiato proprio solo così. Per quello, perché tanto. E lo assaggiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao amici, grazie. Grazie a tutti. Io le assaggio un pezzino, dai, lasciamene un pezzo. Ma non mangi con le mani. Ah, ecco, vedi, anche io.